Si ritorna a parlare della coppia dell'acido, la battaglia sull'affidamento del figlio di Martina Levato e il suo compagno Alexander. È scoppiata anche tra i nonni, perché Patrizia Ravasi, la mamma di Alexander, si dice pronta a dar battaglia per ottenere la custodia esclusiva del bambino. Questo bambino è nato a Ferragosto, poi trasferito in una comunità protetta, mentre la madre ritornava in carcere a San Vittore. Dunque, vediamo questo servizio e poi ritorniamo in studio con un collegamento. Dovrebbe partire. È venuto al mondo con un nome importante, Achille. Un nome che deriva dal greco Achilleus e significa senza labbra, come l'eroe di Omero che non ha mai succhiato il latte materno. Così il figlio di Martina, nomen omen, il destino segnato da un nome. Martina, 24 anni, ha partorito a Ferragosto, intorno a mezzanotte 20 alla clinica Mangiagalli di Milano. Un bambino di 3,7 kg. Alla ragazza è stato praticato un taglio cesareo e dopo la nascita del figlio, che ha chiamato Achille, non le è stato permesso di abbracciarlo e tenerlo con sé durante la notte. Anche la nonna materna, che si trovava vicina alla sala operatoria, non ha potuto seguire tutte le fasi del parto e non sarebbe riuscita nemmeno a trascorrere qualche minuto con il nipote. Sono le indicazioni date dal PM di turno dei minori, Anna Maria Fiorillo, e che, è stato spiegato, sono di prassi in casi delicati come questo. In questa brutta storia, nella quale tutti hanno perduto qualcosa, l'Italia si è spaccata in due, tra chi sostiene che il bambino vada lasciato alla madre e chi afferma che Achille merita la possibilità di avere una vita normale, con un'altra famiglia. Qualcuno è arrivato perfino a dire che questa sarebbe stata una gravidanza pianificata dalla coppia per ottenere la via della comunità per madri carcerati con figli al seguito. Invece Martina è tornata in carcere. La coppia dell'acido potrà vedere il figlio così come potranno farlo i nonni, però in modalità protette e monitorate dai servizi sociali. I giudici non hanno ritenuto di affidare completamente il neonato alle cure della mamma, già giudicata borderline e socialmente pericolosa, nella sentenza di condanna a 14 anni per il lancio di acido ai danni di Pietro Barbini, l'ex fidanzato, in attesa che si concludano i processi per altre due aggressioni. La madre di Martina è sconvolta per il fatto che la figlia e il nipotino siano stati separati subito dopo il parto. Per la madre di Alexander, fidanzato di Martina e padre del piccolo Achille, la decisione di separare Martina dal neonato è stata una crudeltà. Credo che strappare un bambino alla nascita dal seno, dal grembo della madre, sia veramente una crudeltà. Intanto il Tribunale dei Minori ha già avviato un procedimento di adottabilità del piccolo. Un tribunale che al momento considera Martina e Alex né degni né all'altezza del ruolo genitoriale. Noi abbiamo Lorenzo Lobasso in collegamento da Milano. Lorenzo. Sì, Eleonora, noi siamo qui dietro il Duomo, in questo palazzo si è svolto nel pomeriggio l'incontro tra i genitori di Martina Levato e gli assistenti sociali, un primo incontro conoscitivo per vedere che cosa succederà con questo bambino, come hai detto tu, e nasce una contesa anche tra i nonni paterni e i nonni materni, che dicono anche noi siamo pronti ad adottare in via esclusiva, di prendere questo bambino e di tenerlo con noi. Gli assistenti sociali si sono incontrati con i genitori di Martina per circa 45 minuti questo pomeriggio, poi hanno sfruttato una delle uscite laterali di questo grande edificio alle spalle del Duomo di Milano e a quanto si evince dovrebbero essere in grado di vedere, autorizzati con modalità ancora da definire e soprattutto dove va definito, il bambino circa 3 volte a settimana, così come a breve dovrebbero essere rese noto anche le disponibilità della madre che attualmente, Martina Levato, che attualmente a San Vittore reclusa, anche lei dovrebbe poter riabbracciare il proprio figlio. Ricordiamoci che venerdì, quando le è stata letta in tarda mattinata l'ordinanza del Tribunale che non solo la separava dal proprio figlio, che è stato affidato a una comunità qui fuori Milano protetta e tenuta nascosta, lei è stata riassegnata al carcere di San Vittore e lei ha avuto una crisi di pianto dopo aver dichiarato: abbracciare mio figlio è stata una cosa bellissima, quello che ho fatto in precedenza, così perlomeno ha dichiarato nei giorni scorsi alla clinica
mangiagalli, è stato orribile, sono pronta a rifarmi una vita. Così come aveva chiesto di essere eventualmente assegnata insieme al proprio figlio non solo a un istituto di tutela attenuata per madri detenute, quindi un carcere diciamo di minima sicurezza, una struttura protetta dove poter stare con suo figlio, ma aveva addirittura anche chiesto di poter essere accolta in una delle comunità di Don Mazzi. Queste possibilità che gli sono state precluse dal Tribunale, che invece ha deciso di usare la linea dura. In questo momento bambina, bambino e madre sono separati, si vedranno sì ma con calma. Da qui al 30 settembre si deciderà che cosa succederà a questo figlio, se verrà affidato ai parenti naturali, quindi ai nonni materni piuttosto che paterni, piuttosto che congiuntamente, oppure sarà adottato e separato per sempre dalla madre. Sì, il nostro Lorenzo Lobasso probabilmente... Adesso è stato chiuso il collegamento, è stato affidato per adesso a questa comunità protetta, no? Chiaramente in attesa di una decisione, avvocato. Lei che cosa prevede? Come finirà questa vicenda? Guarda, almeno dagli altri casi simili, sì, adesso ne vedremo più alcuni. Accreditate, visto e considerato che Martina si è macchiata di un reato gravissimo, un reato crudele, penso siano appunto o in un primo momento l'affidamento a parenti entro il quarto grado, quindi in questo caso ho appreso anche che i nonni paterni hanno diciamo manifestato intenzione di chiedere l'affidamento, oltre che già manifestato dai nonni materni. Oppure Eleonora, quello che io ho sempre detto fin dall'inizio di questa storia, l'ipotesi più accreditata potrebbe appunto essere quella di dare il bambino in adozione per allontanarlo completamente da questa vicenda. Quindi credo che il Tribunale presto insomma deciderà, perché ritengo che la decisione debba essere presa velocemente, proprio per dare appunto la possibilità a questo bambino di iniziare un percorso di vita accettabile. Ecco, vedo Lorenzo. Dunque, ritorniamo in studio un attimo. Marco De Sciscio, l'avvocato, chiaramente aspettiamo il 30 settembre la decisione, siamo tutti in attesa di sapere e curiosi a questo punto anche di quale sarà questo giudizio che verrà dato l'affidamento o per l'adozione. Ricordiamo la possibilità che invece il bambino vada dato in adozione, per cui chiaramente Martina e Alexander non potranno mai più vederlo. La conclusione del vostro inviato è stata quella, voglio dire, giusta a chiusura di tutto. Anche se lunga, anche se un po' più lunga, questa valutazione dovrà poi portare ad una decisione che varrà della vita del bambino, quindi le due strade saranno quelle. Soprattutto definitiva. A quel punto ci sarà un bivio. A quel punto l'adozione. Quindi, visto per il momento cui... delicato, io credo che il Tribunale ha tutto il diritto di avere il tempo per poter emettere un giudizio che appunto sarà definitivo e riguarderà la vita di un bambino, che comunque resta il fatto, e bisogna sottolinearlo Eleonora, che per il momento ha avuto dei genitori che non sono degni di essere genitori. Mi assumo la responsabilità di questo, perché purtroppo hanno rovinato la vita ad altri soggetti. Sono stati condannati in primo grado a 14 anni e sono anche sotto procedimento penale per altri reati dello stesso tipo. Quindi Eleonora, bisogna anche avere il diritto di essere genitori, bisogna anche svolgere questo ruolo nel migliore dei modi, perché la vita di ognuno ha diritto anche di essere salvaguardata dalla legge italiana e dalla giustizia in questo caso. Grazie a Cataldo Calabretta, adesso continua.